sabati ballo liscio e moderno con i migliori complessi. Complessi. Vuoi trascorrere una serata diversa dalle altre? Vieni al Dance in Discoteca alla Serenella, ti divertirai. Discoteca Dancing La Serenella a Manciano. Non c'è più la vela bianca con l'inverno. Bianco si sdraiava, si bruciava sotto il sole, s'assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento. Ciao, 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 mare, anche se c'è tanto freddo, io ti vengo a salutare. L'apertura del nuovo locale, il Dancing La Serenella a Manciano, in poche settimane fa il giro di tutta la provincia di Grosseto, Siena, Roma e quella di Viterbo. La sala da ballo è nata per gli amanti del liscio e non solo. La Serenella presto conquista la fama di essere un locale VIP, dove si esibiscono le migliori orchestre e complessi italiani. Tra le orchestre spettacolo più importanti citiamo quelle di Raul e Claudio Casadei, mentre tra i complessi più di spicco che la Serenella ha avuto l'onore di ospitare ci sono i Pooh, i Dick Dick, i Nomadi, i Camaleonti, i Cugini di Campagna, i Ricchi e Poveri, i Mattia Bazar, gli Equipe 84 e tanti altri. Da ricordare anche le presenze di cantanti come Claudio Villa, Lucio Dalla, Albano, Orietta Berti, Nada, Rossana Fratello. Questi per il Dancing La Serenella sono stati gli anni d'oro di un periodo lavorativo molto intenso che l'ha visto organizzare serate da ballo, veglioni, balli in maschera, festival dei bambini e la corrida. Dopo 27 anni, Pietro Pascucci, il proprietario della Serenella, ha deciso di chiuderla. Oggi al suo posto sono state collocate diverse attività, ma per molte persone il ricordo di quella sala da ballo rimarrà sempre nei loro cuori.
anni 70 frequentavo la Serenella tutti i sabati insieme ai miei amici, ci siamo divertiti molto perché c'era molte belle ragazze. E poi ci ho visto parecchi complessi famosi della Rai, tra i quali i Camaleonti, la Formula 3 di Nomadi, Dick, i Pooh, Rosanna Fratello, Nada, gli Alluminogeni, Rovescio della Medaglia, Renato i Profeti. Avevi qualche fidanzata che conoscevi? No, mi sono solo divertito, pensavo solo a divertirmi e basta. Niente legami con nessuna, solamente divertirmi e basta, anche perché ero giovane, avevo circa 20 anni, quindi. E ora che hanno chiuso la Serenella, ti piace un altro locale che aprissero lì a Manciano? Magari lo aprissero, ma no tipo discoteca però. Aprissero un locale, che ne so, per gente di una certa età come me, perché io ho una certa età. Si parla che la Serenella io ci andavo più di 40 anni fa, quindi pensate un po' quanti anni ho io. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi ricordo che quando avevamo 14, 15, 16 anni andavamo spesso a ballare alla Serenella, il pomeriggio soprattutto, perché mettevano la discoteca e ci ritrovavamo lì tutti i ragazzi. E lì iniziavano le prime, come si dice da noi, le prime pomiciate con le ragazzette, si ballavano lenti e insomma c'erano i primi approcci. E si passava dei bellissimi pomeriggi. Ci si andava anche il sabato sera, ogni tanto quando non faceva il liscio e faceva la discoteca. Però una cosa che mi ricordo bene è che uno dei posti più ambiti della Serenella, strano a dirsi, era il bagno. Perché praticamente quando c'era l'approccio con la ragazzetta di turno che ti piaceva, diciamo concludevi abbracciandola o baciandola dentro al bagno, quindi andavi lì in questi bagni che ce n'erano due, se non mi ricordo male, e erano uno per l'uomo e per le donne, erano perennemente chiusi perché prima di te c'era entrato qualche altro amico tuo con qualche altra sua fidanzatina e lì c'erano i primi abbracci e i primi baci. E quindi ecco, sono flash, ricordi di questo locale che comunque per Manciano, per quei tempi, negli anni 80, è stato importante. E nel sonno sta abbracciando pian piano. La prima volta che ho scoperto la Serenella avevo circa 13 anni ed è stato per un compleanno. Poi ci sono tornata quando ho iniziato ad amoreggiare con il mio primo fidanzatino. Allora noi ragazzi andavamo alla Serenella la domenica pomeriggio. Lì ho imparato a ballare i lenti, ho iniziato con i primi amori e i primi bacini. Alla Serenella ho conosciuto quello che sarebbe diventato in seguito il padre di mio figlio, il quale mi ha insegnato i balli di sala, il famoso liscio. Il dancing La Serenella mi ricorda la mia adolescenza, le prime cotte, la frenesia mia e delle mie amiche per i preparativi per andare a ballare, quando tutte acchittate ci precipitavamo da Pietro pregandolo di farci entrare prima dell'orario di apertura. Mi ricordo anche delle domeniche pomeriggio passate a ballare sino a tardi, dei sabati sera, degli eventi particolari come le festività natalizie, il Capodanno, il Carnevale, quando col mio gruppo di amici di allora ci si mascherava tutti quanti insieme sperando di poter vincere il primo premio. Alla Serenella ho subito le mie prime delusioni di amore. Ho visto nascere e morire tante storie, comprese le mie. A me la Serenella manca, o meglio, mi manca un punto di incontro dove potersi ritrovare con gli amici, dove poter ballare, raccontarsi. Manca in questo paese un luogo dove la gente possa trascorrere con serenità
in allegria un po' di tempo insieme, dove le persone possano rapportarsi, divertirsi, dove possano conoscersi per costruire nuovi rapporti e, perché no, nuovi amori. I tempi della Serenella, a parte la gioventù che allora c'era, che adesso non c'è più, c'era il piacere di andare lì per stare in compagnia con gli amici, di mangiare insieme le delizie che si facevano nei veglioni per carnevale, ciafagnoni e tortelli con l'archemons e la ricotta, tipici della nostra zona. E ci si metteva lì, si divideva chi una cosa e chi con altro, si era tutti una famiglia, ci si voleva tutti bene, era il piacere di passare quelle serate insieme con semplicità, e che oggi purtroppo ci siamo scordate. Speriamo, ma, che i nostri giovani le potessero rivivere come siamo stati bene noi. Che si incontra una volta e mai più. L'ho sentito quando m'hai guardato tu per un attimo. Ma ho capito che puoi farmi innamorare e poi piangere. Ecco chi sei, tutte le cose che amai sono in te. Ecco chi sei, quello che sempre cercai. Ricordi bellissimi che ho passato io insieme a Piero a ballare al Dancing e la Serenella, con cantanti famosi tra cui i Pooh, Cugini di Campagna, Claudio Villa, Lucio Dalla e poi la grande orchestra Casadei, e poi non sto a elencare altri perché sono venuti tantissimi che poi venivano a dormire all'Hotel Rossi. Grandi soddisfazioni. E poi un particolare che ricordo ancora, che c'era tutte le mamme sedute da parte con le loro figlie e i ragazzi che le andavano a prendere per mano per ballare. Questa è stata una cosa bellissima. E quando mai succedono queste cose adesso? Non è proprio una cosa che mi viene da ridere. E poi dopo il grosso dispiacere è stato quando il Dancing e la Serenella ha chiuso. E una grande delusione, perché non sapevamo più dove andare a ballare. Una grande tristezza. Solo, travolto da un sentimento d'amore per te, pensa al giorno che ti ho incontrato la Serenella, tutto il tempo che siamo stati insieme. Soltanto poche parole. Venne l'ultimo ballo ed io ti diede appuntamento per il sabato successivo. Mi ricordo che quando entrasti alla Serenella i miei occhi si accesero da quanto ti videro affascinante. Immerso in quell'ambiente colmo di musica e di luci colorate, ti chiesi di ballare. In quel momento tutto era meraviglioso. Quegli attimi passarono in fretta ed i nostri cuori, pieni d'amore, avrebbero voluto unirsi per sempre, ma l'ultima nota del basso troncò la nostra serata. Poi ci guardammo negli occhi, ci stringemmo la mano e ci demmo appuntamento per sempre. Thank you.
degli anni 80. Quegli anni lì erano molto belli, perché si esprimeva un po', diciamo, la nostra musica con l'Imagination, con Madonna, con Michael Jackson. La Serenella era, diciamo, un cult delle discoteche della Maremma, in cui ci sono venuti tanti artisti e soprattutto tanti DJ, tra cui DJ Iago e DJ Full Time, che sarebbe stato naturalmente Riccardo Scioni, Enzo Persuader, come posso dire, anche Steve Martin. E in quel periodo veramente la Serenella ci venivano tantissime persone, quasi era pieno, ci stavano, mi sembra, 1000 persone, quasi 900, 1000 persone a serata. È stato veramente negli anni 84, 85, 86 veramente il boom della Serenella. Ok, va bene, ok. E l'uomo che io ero morirà. Amica mia, questa casa non è casa mia. Col primo vento caldo cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non. Ricordi della Serenella sono del 63, con il primo gruppo che avevamo formato, i Giaguari, poi ancora era all'aperto, poi si continuò con i Butteri, poi con le Sfingi ci fu la ristrutturazione del locale e da allora cominciarono i famosi gruppi musicali che andavano in quel periodo e non si faceva da spalla fino a tutto il 70. E poi ci fu l'avvento del Liscio e l'orchestra di Liscio facevano tutta la serata, perciò noi ci facevamo un po' meno serate. E poi con il Banco dei Pegni ci si sciolse verso il 90. E comunque sono state delle grosse soddisfazioni a suonare alla Serenella.
Salve, come va? Era meglio quando si andava alla Serenella.